Siamo qui nell'una delle più belle biblioteche d'Italia, la Biblioteca Bredense, che è una creazione di Maria Teresa Habsburg, è un frutto forse dell'umanismo, però un legame forte e storico con la storia della città e del paese. Perché abbiamo deciso di fare questa mostra su Douro, sull'Arco Trionfale? Perché i legami sono multipli? C'è un legame storico, Habsburgo, siamo qui nella sala Maria Teresa, siamo qui nell'ombra della grande famiglia di cui ha fatto parte Massimiliano I. Ma più importante per me almeno è il fatto che questa sembra una mostra di una tematica, un tema che è lontano da noi, però non lo è. È un tema molto contemporaneo, perché viviamo nel mondo di immagine, dell'importanza di convincere il pubblico di una posizione o un altro, di utilizzare il potere dell'immagine, adesso molto diffuso su Instagram, Twitter e tutti questi modi. Però non abbiamo noi inventato questa pratica. Questa pratica di progettare un'identità tramite l'immagine possiamo trovare nel lavoro di Massimiliano I. L'arco di Massimiliano prende ispirazione dagli antichi archi dei trionfi latini e tuttavia Ioannes Stabius lo chiama Porta dell'Onore. Ioannes Stabius era il letterato, storico, umanista di corte di Massimiliano e a lui dobbiamo, insieme a Massimiliano, la principale responsabilità sull'ideazione dei contenuti, l'immaginazione delle figure e anche la loro disposizione nella grande opera. La porta dell'onore, dunque, accanto alla porta della lode, la porta della nobiltà, è la principale. È la porta che Massimiliano ha attraversato durante la sua trionfante biografia, che sta attraversando all'altezza dei primi del Cinquecento e anche indica come via, come transito agli spettatori della grande opera. L'onore è una virtù che si andava fissando nell'Europa di quel nuovo Cinquecento, una virtù che aveva cambiato rispetto alla gloria individuale, la virtù per eccellenza della tradizione feudale, la tradizione cavalleresca. A questa tradizione, ricordiamo, Massimiliano doveva molto nella sua ideologia, nella sua cultura comunque. Questa nuova concezione dell'onore è in armonia rispetto alla gloria individuale con i principi cristiani e anche propone una virtù utile per i suoi riflessi sociali. All'onore dobbiamo legare un'altra virtù importante per comprendere l'arco, che è la magnificenza. La magnificenza non è nient'altro che il risvolto visibile, se vogliamo, dell'onore. E dunque si rende manifesto proprio nelle ricchezze, nelle imprese, nei successi e anche nei blasoni della grande famiglia d'Austria. La magnificenza dunque rende manifesto esteriormente agli occhi di tutti l'onore del trionfante, dell'imperatore trionfante. Porta dell'onore di Massimiliano I è strettamente connessa alla cultura della festa, che è una componente essenziale della società di antico regime. Lo stesso Massimiliano I fu promotore di feste e in particolare partecipò con grande passione ai tornei cavallereschi organizzati presso la sua corte. Nella festa dinastica si celebrava la figura del re, la sua dinastia, l'efficacia del potere regale per garantire la prosperità dei sudditi, il fondamento divino dell'autorità del re. Le feste erano occasioni frequenti nei calendari sociali. Nel perimetro della città le vie e le piazze erano trasformate con apparati effimeri imponenti, grandi costruzioni architettoniche di legno e cartapesta, decorate con simboli, statue, iscrizioni, dipinti. Il tema dell'arco trionfale è un tema che ha percorso tutta la cultura di secondo 400 e di primo 500 in Italia. Troviamo porte e archi trionfali in taccuini, in libri, in rappresentazioni. Ricordo fra tutti l'arco trionfale di Mantegna a Padova e quello di Giuliano da Sangallo nel suo celeberrimo libro. Ma la classicità di questi modelli non è quella che ritroviamo nell'arco trionfale di Massimiliano.
ricorda piuttosto i grandi repertori per allestimenti teatrali, per scenari di affreschi, per tarsie, come quelli che si facevano a Bologna, dove abbiamo dei libri che raccolgono tantissimi esempi di archi istoriati, molto decorati, molto fantasiosi. Tali macchine teatrali definivano lo spazio delle grandi cerimonie, che manifestavano attraverso i linguaggi simbolici il legame fra i regnanti e le comunità. La porta dell'onore di Massimiliano I si configura dunque come un arco trionfale, non di marmo come quelli antichi, non di legno e cartapesta come quelli che furono costruiti a partire dal XV secolo, ma di carta, una pregiata opera di carta a cui avevano collaborato i migliori artisti disponibili. Era un oggetto imponente e complesso, un testo visivo ricco di narrazioni che definivano la figura di Massimiliano I e lo celebravano. Allo stesso tempo era un oggetto facile da trasportare e diffondere, perciò destinato a raggiungere le principali città e corti in Europa. Se teniamo presente questi pochi concetti, non è difficile leggere la struttura complessa dell'arco, perché allora al centro, sopra la porta dell'onore, abbiamo la genealogia della casa d'Austria, che fissa le sue radici nell'era precristiana. Al di sopra l'imperatore in trono, sormontato dalle 23 vittorie alate, alla maniera antica, di fianco le due bande con gli innumerevoli stemmi che rappresentano i blasoni dei possedimenti, le terre della famiglia asburgica, ai lati ancora. Ora, a destra e a sinistra, abbiamo le immagini con i momenti della biografia di Massimiliano, le sue imprese, i suoi trionfi, sia di ordine militare ma anche diplomatico. Poi ancora, a destra e a sinistra, la serie delle famiglie, delle parentele importanti in Europa, a corredo appunto della grandezza di Massimiliano, e dall'altra parte la serie degli imperatori. Ai margini ancora, a circondare dunque le tre porte, abbiamo le importanti torri che comprendono le immagini ancora della biografia di Massimiliano. Se lo spettatore osserva l'arco, noterà che all'estrema destra una di queste immagini è vuota, è uno spazio bianco, perché era lo spazio questo destinato all'ultima impresa, l'impresa finale di Massimiliano, la crociata, che avrebbe dunque incoronato in maniera religiosa, per non dire sacra, la biografia del grande imperatore. L'arco di Massimiliano I è certamente uno dei più interessanti monumenti allegorici e simbolici del Cinquecento. I simboli sono moltissimi: l'araldica, i vessilli, le imprese, gli emblemi, gli stemmi, ma nell'ideazione dell'arco un posto speciale ha la moda dei geroglifici, sviluppatasi nel corso del 400 e che ha una grande evoluzione anche nel corso del 500. A questo interesse partecipano anche Pirkheimer e Dürer, che nel 1514 consegnano all'imperatore un codice che contiene la traduzione latina dell'eroglifica di Orapollo e i disegni di Dürer, che per la prima volta illustrano il testo. Anche nell'arco, in particolare nel Mysterium, si trova un'immagine, Massimiliano circondato da animali e simboli del potere, che è in realtà una frase geroglifica. Il basilisco indica che l'imperatore è un eroe dalla fama eterna, il cane con la stola indica che è un principe giusto, il toro che ha capacità belliche e modestia, il leone che ha una grande forza, il fascio di papiri su cui siede significa che è nato da un'antica stirpe, e così via. Oltre a queste raffigurazioni, nell'arco esistono altri simboli, ad esempio le sirene imprigionate e legate, simbolo di peccato sconfitto, ma anche allusione a Venezia, la melograna, impresa dell'imperatore, e così via. E in questo affastellarsi di animali, piante e figure non è sempre facile, ovviamente, per l'osservatore cogliere il confine tra intento decorativo e significato simbolico. E il ricordo va alle bordure del libro d'ore, disegnato da Dürer per Massimiliano, che contengono delle raffigurazioni molto simili alle decorazioni dell'arco.
accanto al tema delle porte monumentali e degli archi trionfali, un altro soggetto molto studiato in questo periodo nelle varie corti che sono interessati dalla produzione dell'arco di Massimiliano è quello delle sillogie epigrafiche. Erano anche questi libri fascicoli che raccoglievano testi, immagini delle lapidi dei monumenti funerari antichi che erano sparsi per la pianura padana, ma per tutta l'Italia, anche in Francia, in Germania. Erano delle antologie che servivano, come quella di Alciati che qui è esposta, a dare un repertorio che andava appunto dalla scrittura alla letteratura, alla figurazione, all'architettura, che era di grande importanza poi per realizzare e disegnare monumenti funerari e dettagli architettonici dei monumenti che venivano eretti nelle varie corti. Massimiliano ha fatto capire tutti con un grande arco trionfale che la famiglia Habsburgo era destinato a gestire tutta Europa. La cosa interessante per noi è il fatto che lui ha capito il potere dell'immagine in una maniera che poche altre nella sua epoca hanno capito. Come strumentalizzare l'immagine e anche, devo dire, la parola. Non era chiaro che lui aveva tutto questo potere, però lui prevedeva l'utilizzo dell'immagine, la parola, per progettare una visione. E questo vediamo a tutte le parti, nelle tweets di Donald Trump, nella televisione, nell'Instagram. Vediamo come abbiamo capito che l'immagine può veicolare un'identità che va oltre la realtà, però facendo stesso la realtà.